Il ritrovato calore dell'Olimpico per la prima ufficiale nello stadio di casa di José Mourinho, la sua Roma è misurata dalla Fiorentina. Lo Special One si gioca subito la carta Abraham, decisivo già al 17esimo lanciato dai Bagnets, provoca l'espulsione di Dronkowski con la Fiorentina che rimane così in 10 uomini. Ancora Abraham, il velo per Pellegrini che prova con il destro, palla fuori al 24esimo. Tammy Abraham però incide davvero sulla partita con questo assist dopo azione personale per Mkhitaryan. Arriva il gol dell'1-0 annullato inizialmente per fuorigioco. Abraham è convinto che invece la posizione sia regolare ed ha ragione lui, perché il VAR concede il gol alla Roma al 26esimo, 1-0 per la squadra di Mourinho. Eccola qua l'azione sull'asse Abraham Mkhitaryan per il vantaggio giallorosso. Vantaggio giallorosso che potrebbe durare poco, ma Jack Bonaventura si fa ipnotizzare da Rui Patricio. In apertura di secondo tempo Zaniolo rimedia il secondo giallo un po' severo da parte di Pairetto e così le due squadre tornano in parità numerica. C'è subito un'occasione per Vlahovic, bravo Rui Patricio ad indovinare il lato giusto dove tuffarsi. La Fiorentina però è arrembante, merita il pareggio che arriva al minuto 60 con Milenkovic che compare in area di rigore da attaccante vero, controlla con il destro, conclude con il sinistro. Roma che quindi si deve ributtare in avanti. Tammy Abraham colpisce la traversa sull'assist di Pellegrini, poi indemoniato va a fornire l'assist per il 2-1 di Jordan Veretout. Anche qui posizione irregolare segnalata dall'assistente, ma anche qui check del VAR molto lungo, gol della Roma, il secondo assegnato con il VAR, posizione regolare di Abraham che poi riceve la standing ovation dell'Olimpico al 69esimo al momento dell'uscita. Shomurodov ha 20 minuti per farsi notare, come sempre l'uzbeko è vivacissimo, assist per il 3-1 di Jordan Veretout e occasione nel finale per il gol personale. Terracciano glielo nega, vince comunque la Roma 3-1. Durante la partita cerco di bloccare un po' e di vivere e di concentrarmi solo sul gioco, però si sente la gente, l'immagine che rimane è di arrivare a un stadio che ovviamente è solo al 50% della capacità, però di arrivare a un stadio che sembra pieno. Di nuovo la difficoltà di comunicare con il campo è arrivata. È male per me, però questo è il calcio.